Le nostre richieste alla dottoressa Di Furia saranno quelle già avanzate in un'altra occasione, già 4 mesi fa, quella di utilizzare le somme disponibili per recuperare anche una parte della struttura, visto che non è sufficiente la somma per un recupero totale di tutta la struttura, e potenziare gli ambulatori, i servizi già esistenti, perché è inconcepibile che aspettando il recupero della struttura e avendo degli ambulatori che però non hanno personale, non hanno strumentazione, cioè questo è un territorio dove tanta gente sta rinunciando a curarsi. Per noi questo è inaccettabile, e dopo 13 anni stare qua a parlare ancora di appalto sì, appalto no e quale appalto è qualcosa che dovrebbe farci vergognare tutti. Io spero che in questa occasione avremo anche la presenza di molti primi cittadini di questo territorio, perché pare che il tema della salute non li riguardi, perché ci sono state più e più iniziative dove l'assenza dei primi cittadini è stata abbastanza pesante e significativa, che dimostra una disattenzione, cosa che purtroppo in altri territori, per fortuna, non si registra. Invece in questo territorio c'è poca attenzione. Io spero che da questo incontro venga fuori una nuova pagina che comincia a riscrivere un pochino i servizi sanitari della Locride, cominciando a dare risposte subito e immediate, perché se no si tratta di continuare a prendere in giro i cittadini della Locride che non lo meritano. Il diritto alla salute è un diritto garantito, dovrebbe essere garantito, ma qua non sono garantiti neanche i livelli minimi di assistenza. Chi cade malato in questo territorio, se non ha i soldi per andare a curarsi dai privati o se non ha i soldi per emigrare, rinuncia a curarsi e muore in silenzio, e questo è inaccettabile in un paese civile. Allora, questa sera è un incontro che abbiamo voluto come città di Siderno e io come delegata alla conferenza dei sindaci, perché nello scorso incontro la dirigente, il direttore generale Di Furia, ha prospettato 2 progetti per la Casa della Salute. Io ho chiesto, e devo dire la verità, da subito appoggiata con gli altri sindaci della conferenza, ma ha accolto subito anche la dirigente Di Furia, la proposta di condividerla assieme alla collettività, alla comunità, agli altri sindaci, perché ovviamente la Casa della Salute non è solo di Siderno, ma è di tutta la Riviera dei Gelsomini. E quindi questa sera ci verranno prospettate le 2 soluzioni. Quali sono? Allora, la soluzione A prevede un intervento sul corpo davanti di soli 3 piani, però rimane esclusa la parte, diciamo, un'ala della struttura e l'ultimo piano. Invece la soluzione B, che mi auguro sia quella più, diciamo, auspicabile, prevede invece tutto l'intervento del corpo, diciamo, della parte di dietro dell'ex ospedale, con un'aggiunta di una nuova struttura, perché così si andrebbe a riqualificare anche la parte di dietro che era stata utilizzata in parte per il Covid, per l'emergenza Covid. Vedremo, chiaramente questo è con 9,5 milioni, perché avessimo avuto una maggiore disponibilità allora si poteva fare un intervento su tutta la struttura, però l'intervento prevede 9,5 milioni e con questo sono una delle 2 opzioni. Voi preferite la soluzione B, insomma? Io personalmente preferisco la soluzione B, sia perché essendo vuota è più facile, più veloce i lavori, e sia perché, ripeto, si va a rivalorizzare l'intera struttura, e poi a quel punto nella parte davanti si può ragionare con un eventuale futuro finanziamento sul da farsi e sulle attività da inserire. La lettera, perché ripeto, dire busta può sembrare compromettente. La lettera contiene i desiderata di tutti i cittadini della Locride, in particolare il potenziamento della divisione di cardiologia, oggi ridotta allo stremo perché ci sono solo 5 cardiologi, tra l'altro debbono garantire la sopravvivenza a 3.000 portatori di pacemaker. Nel servizio radiologia c'è solo il primario, il dottore Versace, che fa di tutto ma non può fare Superman. Ci sono già designati per decreto i radiologi che hanno superato il concorso e sono stati invece destinati alla struttura di Polistena quando dovevano venire all'Ocri, e quindi bisogna potenziare il servizio di radiologia tenendo conto di quella che sarà l'imminente chiusura del valico della Limica, e quindi questo comporterà disagi estremi per chi dovrà fare ricorso a delle verifiche con l'attacco con il suo campionato. C'è il problema della pediatria, che oggi utilizza solo 4 professionisti a fronte di una necessità pari a 10. C'è il problema del 118, che non riescono a coordinarsi, l'uso
indiscriminato e forse poco governato dei mezzi di soccorso sta creando un sacco di problemi alla comunità nei momenti topici della necessità di intervento. E abbiamo poi complessivamente una struttura che va potenziata e difesa, non può essere considerata solo un dato periferico ed emergenziale per garantire la presenza di qualche boiardo di Stato. Noi dobbiamo avere le migliori energie in questa nostra struttura ospedaliera che siano al servizio delle fasce sociali più deboli, perché chi non ha la possibilità di avere un consulto fuori dalla Locride o fuori regione significa condannarlo a morte, e noi questo non lo accetteremo mai. Quindi la nostra protesta oggi prende forma e parte con una speranza concreta di soluzione del problema. Diversamente sapremo attuare le forme anche più aggressive della protesta civile. Tanto grazie. Credo forse il mio ruolo è anche cambiato del tutto recentemente, quindi è ancora più importante lavorare bene all'interno di questa nostra realtà. Io ho sposato questo obiettivo di lavorare nell'ASP di Reto Calabria e penso che ci siano le condizioni per lavorare bene. E quando abbiamo tirato fuori il documento nuovo di riorganizzazione dell'azienda, abbiamo scritto le parole condivisione, coprogettazione. Ecco, le parole non possono rimanere solamente scritte nella carta. Questa è un'occasione importante, sarà la prima di una serie di occasioni in cui presenteremo presso le altre realtà comunque i progetti. Magari non ci sarà da scegliere tra due opzioni, magari sì, però sarà sempre un modo in cui i cittadini potranno sapere come verrà realizzata la casa della comunità. La scelta ovviamente la fanno gli architetti. Voi sapete che nell'ambito di questa attività, come nelle altre attività del PNRR e le altre case della comunità, è stato dato mandato in Italia tramite i loro progettisti di fare i progetti. Quando io sono arrivata, entrambe le case della salute, che ancora chiamiamo così perché sono legate al finanziamento POPES, vecchio finanziamento, queste erano fermi, noi abbiamo comunque subito ritenuto necessario partire, mi riferisco a Siderno e a Scilla, a che non rimanessero indietro rispetto al restante territorio. Non volevamo in nessun modo che con il PNRR qualche territorio potesse essere avvantaggiato, quindi rispetto alle 17 case della comunità che abbiamo nel territorio si aggiungono queste due che erano già previste e per le quali noi pensiamo si possa andare rapidamente verso la realizzazione. Ora noi parliamo dei muri. I muri sono importantissimi. Il vero momento in cui ci confronteremo è il momento in cui metteremo all'interno dei muri le professionalità. E come accennavo poc'anzi, le dobbiamo cominciare ad acquisire adesso, perché le professionalità sono difficili da reperire e oggi ancora abbiamo dei professionisti che si trovano, ma presto rimarranno anche di meno le altre professionalità. Oggi parliamo dei medici, che sono difficili da trovare, in particolare alcune tipologie di medici, non so, pensiamo ai pediatri, agli anestesisti, ai pronto-soccorsisti, ai radiologi, ma ancora troviamo gli infermieri. Dobbiamo essere rapidi a intercettare questi professionisti perché lavorano all'interno di quello che oggi magari possiamo considerare un poliambulatorio, rimpinguando il poliambulatorio di professionalità e mettendo a disposizione gli infermieri e le altre figure professionali. Me la faccio subito rapida. Allora, questo è praticamente il lavorato pratico, le cure. Noi abbiamo questi corpi, no? In realtà oggi si entra da qui davanti con su quella parte rotonda che è il corpo 2, lo conoscete meglio di me, io l'ho imparato perché ci sono andata a vederlo, ma voi lo conoscete da anni. E ci sono il corpo 1 e il corpo 3 di lato, dietro c'è il corpo 4, 5 e 6. Ci tengo a precisare che poc'anzi parlavamo anche delle risorse. Le risorse sono di più, diciamo le risorse, 7 milioni e mezzo che accennavo prima, sono quelle per costruire, per realizzare, poi ci sono tutti gli altri costi che pure ci devono essere di progettazione e quant'altro. Andiamo avanti. Quindi questo è visto dall'altro lato, no? Quindi abbiamo l'ingresso avanti e l'ingresso dietro. Abbiamo anche ragionato perché gli proponiamo entrambi le possibilità, cioè usare il corpo 1, 2, 3, il corpo 4, 5, 6, perché comunque si può entrare da ambo i lati, c'è la strada, possiamo migliorarla e quindi non abbiamo dei limiti da questo punto di vista. Vai più avanti. Queste sono, no, Stefano, torna un attimo indietro, rapidamente queste sono le destinazioni d'uso degli ambienti.
c'è il CUA, c'è il CUP, ci sono i poliambulatori, il punto preleti, la diagnostica per immagini che dobbiamo anche accelerare perché stanno arrivando le strumentazioni acquisite con un altro finanziamento, la dispensa per i farmaci, l'assistenza domiciliare, il luogo deposito e archivi, il luogo dove vanno i medici di medicina generale, il medico di base, che speriamo diventino A e B anche in questa realtà. Qui non c'è stata una grande risposta al bando che abbiamo fatto, ma confidiamo che man mano che partiremo con queste aggregazioni funzionali, che non sono altro che i medici insieme, che consentono un'apertura H12 dello spazio per i cittadini, anche questo territorio veda i medici di medicina generale protagonisti. I pediatri di libera scelta, quella che chiamiamo la continuità assistenziale, la guardia medica, che se abbiamo i medici H12, e la continuità assistenziale nella notte, voi capite che abbiamo l'H24 sempre a disposizione dei cittadini. L'ambulatorio delle prime cure, la neuropsichiatria infantile, l'unità di valutazione multidisciplinare e poi gli uffici amministrativi, protesici e di vario genere. Alcune attività sono comunque concentrate, andremo a concentrarle, per esempio i pagamenti della protesica, però il rapporto col cittadino deve trovare lo spazio in questa realtà. Prego. Allora, la ristrutturazione potenziale, se andiamo sulla parte anteriore, prevede la parte in giallo, quindi il piano rialzato, primo piano, secondo piano, il terzo piano sarebbe escluso. Ecco che ci è venuto immediatamente il dubbio di cosa fosse meglio fare, cioè ristrutturare esteticamente da fuori, perché poi vedete che dentro ci sono le stesse cose, un pezzo di questa struttura lasciando l'altra a finanziamenti ulteriori che arriveranno quando arriveranno. E quindi prego, questa è l'altra visione, come vedete il corpo 1 e il corpo 2, sono, il 2 e 3 sono coinvolti per la parte centrale da dove si entra e poi tutta l'attività si svolge sulla parte gialla, penso che si capisca bene. Avanti. Questo è visto tutto dall'interno, questo è il seminterrato con tutte le possibili, vai avanti, collocazioni, ecco così cominciate a vedere. Allora, se noi ristrutturassimo la parte anteriore, e io vi chiedo scusa, ma se non ci avviciniamo, tanto c'è una voce forte, mi sentite? C'è quell'altro. Allora, se noi ci fermiamo sulla parte anteriore, che cosa ci troviamo? Ci troviamo che abbiamo l'ingresso dove c'è oggi, e poi come vedete ci sarebbe anteriormente il CUP, il PUA, tutta una serie di attività e si svilupperebbe, questo è il piano rialzato, la prima parte delle attività che sono previste all'interno della casa della comunità. Quindi ci sarà il disimpegno, c'è la zona per i pediatri, c'è la zona per la medicina di base e così avanti. Non so se lo vedete bene. Ok, forse lo vedete meglio voi che io. Come vedete ci sono i colori, no? La continuità assistenziale rosa chiaro, il medico di base, pediatri di libera scelta. Se seguite la leggenda lo capite anche in maniera più semplificata. Andiamo avanti. Questo è il piano primo. Continuando con questo pezzo di ristrutturazione, come vedete, nella parte rotonda, chiamiamola così, la rotonda io la chiamo, ci sono tutta una serie di attività di tipo poliambulatoriale, compreso l'ambulatorio delle prime cure, e invece di qua si struttura per esempio la neuropsichiatria infantile. Diciamo la neuropsichiatria infantile perché? Perché parte delle attività consultoriali fondamentali che dobbiamo tenere nel territorio riguardano questa fattispecie. Poi però ci sono altri ambulatori, quindi ambulatori che verranno arricchiti con i professionisti delle varie discipline, il cardiologo, il dermatologo, il chirurgo piuttosto che altre figure. Poi siccome avremo anche la sede della diagnostica avremo anche i professionisti della radiologia. E vedete quindi c'è anche il punto prelievi, quindi diciamo al piano primo troveremo già delle aspettative per i cittadini operative, quindi sotto nella rotonda il CUA, tutta quella questione di accettazione, primo piano si sale e si cominciano ad avere poi gli ambulatori con l'assistenza domiciliare, con l'unità di valutazione e quant'altro. Il punto prelievi prenderemo un pezzettino dell'altro lato, ma roba minimale. Andiamo avanti. Questo è il secondo piano, quasi tutto occupato dagli uffici dell'assistenza protesica, i locali del personale medico, gli spogliatoi e anche per quello che riguarda nell'altro lato la diagnostica per immagine, che è un'altra cosa importante perché come accennavo poc'anzi stiamo acquisendo per il poliambulatorio sia la TAC nuova,
sia il mammografo. Okay? Quindi sono due pezzi importanti che nel territorio daranno risposte, ingolferanno di meno gli ospedali e saranno vicini ai cittadini con la casa della comunità. Andiamo sopra. E quindi questo poi sarebbe il piano terzo, che in questo momento non sarebbe interessato da nessun tipo di attività, né nel corpo di qua né nel corpo di là, è tutto completamente fermo. E questa era la prima opzione, entriamo da davanti per come è oggi. Andiamo avanti. Quando parlavo delle risorse, noi spendiamo circa 7 milioni e qualche cosa per le attività che andiamo a svolgere, qui ci sono le opere di opere strutturali, le opere impiantistiche, insomma. Non entro nei dettagli, poi se volete abbiamo anche chi è esperto che ve lo spiega nei dettagli. Chiaramente questo è il costo medio, 1.856 a metro quadro. E diciamo, perché vi faccio vedere questo? Intanto sono 2.592 metri quadri complessivi, che sono quelli che in Italia sono dedicati alle case della comunità, in tutta Italia. Perché vi faccio vedere queste risorse? Perché poi vedrete che le risorse sono le stesse. Andiamo avanti. Questa invece è la soluzione B. In questo caso i corpi interessati sono il 4, il 5 e il 6, con un corpo di ampliamento, che è quello rosa, perché questi corpi sono più piccoli, quindi andremo ad ampliare. Ora io qui vi faccio la prima riflessione che ho fatto io a voce alta, è stata, però fare altro, non fare ancora un pezzo di muratura, ce n'è già tanta, vale la pena, non vale la pena? Però abbiamo visto intanto che si poteva fare e poi che c'è appunto, come vi dicevo, l'ingresso con la strada da questo lato e quindi sarebbe comunque facile da raggiungere. Okay? Vediamo adesso come vengono disposte le attività, qui lo vedete dall'altro punto di vista, l'ingresso principale sarebbe nel corpo di ampliamento che è quello rosa. Andiamo avanti. E questa è l'organizzazione. Come vedete, noi ci ritroveremo con depositi, spogliatoi, archivi che sono nella parte anteriore, da dove si entra però e si va direttamente verso, questa è la parte del seminterrato, quindi qui il cittadino ci arriva in un secondo momento quando entra, perché il cittadino comunque poi pur entrando da dietro si avvantaggerà di questa attività e quindi di nuovo abbiamo i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, gli ambulatori di continuità assistenziale, i poliambulatori, la logopedia e quant'altro. Con la neuropsichiatria infantile e con la parte che vedete centrale che diventa l'accettazione, ok? Quindi questa è la zona dove si svolge anche una prima attività. Andiamo sopra, qui vedete invece la zona dove si entrerebbe definitivamente, quindi l'ingresso principale, siamo al piano rialzato, esattamente come l'altro, no? L'ingresso al piano rialzato, in cui c'è il CUP, il CUA, c'è la sala di attesa con i bagni buonasera sindaco, se non mi conosco sindaco, e c'è tutta l'altra parte che sotto non aveva trovato spazio e quindi abbiamo la farmacia, l'assistenza domiciliare, l'ADI, insomma ne parlo appunto prelievi e la diagnostica per immagini che in questo caso troviamo in questo lato. Andando ancora avanti, questo è il piano primo dove ci sarebbero invece gli uffici solamente in quella parte ricostruita, protesici e amministrativi. Quindi questa è un po', in maniera molto semplificata, dobbiamo scegliere se ci piace la parte davanti o la parte di dietro, perché poi andiamo avanti, i metri quadri come vedete sono gli stessi e la spesa, cioè non sono i 5.000 euro che fanno la differenza, perché la metratura è la stessa. Ovviamente qui abbiamo una piccola parte di ampliamento maggiore e quindi quella parte di ampliamento maggiore fa un po' la differenza nel conteggio economico, però questo è quello che praticamente nella seconda opzione viene data. I metri quadri mi pare che alla fine siano gli stessi, adesso qui non c'è scritto sopra, non so com'è, però mi avevano detto che le metrature rimangono le stesse. Quindi ecco, questa è la scelta che noi dobbiamo porre, non mi pare che ci siano altre diapositive. Si struttura in qualcosa di molto semplificato, ci piace, ritorniamo alla prima. Ci piace, ci sembra tranquilli sulla fattibilità e sulla fruibilità degli spazi, perché l'ufficio degli ingegneri che ha fatto questo tipo di lavoro è lo stesso ufficio, non sono uffici contrattati, quindi loro ci hanno fatto solo la cortesia di farci due progetti
perché appunto c'era venuto questo dubbio. Quindi ci piace entrare da dove entriamo oggi lasciando dei pezzi, oppure entrare da dietro. Se entriamo da dietro abbiamo tutto il pezzo ben messo, tutto pulito, quindi sembra più bello, ma tutta la parte di qua è una parte che rimane a disposizione, che poi dovremo decidere anche appunto sempre con il sindaco, con i cittadini, che cosa farne, perché sarebbe anche un peccato mandarla in malora. Oggi noi ci focalizziamo su questo che è la casa, lasciatemi dire, della comunità, chiamiamola col nome che si merita, perché ha tutte le caratteristiche della casa di comunità, del famoso DM77 che ci dice dentro cosa ci deve stare. E come vedete la progettazione la fa sempre l'Europroject, che sono praticamente a disposizione sia per la prima scelta, sia che sono gli stessi che hanno fatto sia la scelta A sia la scelta B. Non ce n'è una migliore o una peggiore, però io credo che magari abbiamo anche noi un'idea, no? Di quello che ci sembra. Quindi questo è tutto quello che c'era da dire, come vedete, in tempi anche abbastanza brevi. Poi il sindaco ha a disposizione tutto, e quindi se c'è bisogno anche di qualche altro momento, di qualcuno che ha qualche dubbio, credo che il sindaco non si tirerà indietro. Io personalmente sono a disposizione e ritengo giusto avere questi momenti di confronto, perché i cittadini possano essere attori della propria salute, perché la distanza che ho trovato quando sono arrivata nell'azienda, e ha ragione il sindaco Aldo Alessio, qualcuno mi ha detto non facciamo entrare nessuno, e io ho risposto no, facciamo entrare tutti, magari con un minimo di prenotazione nella mia agenda, perché altrimenti sarebbe ingestibile, però io ho il piacere di vedere i miei professionisti, e molti sono venuti a trovarmi, e li ringrazio, perché i professionisti sono quelli che rendono possibile, ancorché una salute non completa, ancorché una salute, sono la prima a dirlo, che deve crescere, sono quelli che comunque si danno da fare per darci le risposte sanitarie. E poi i cittadini, da dove sono venuti, comunque rappresentanti dei cittadini, noi li abbiamo ospitati, perché questo ci sembra giusto. Con i sindaci la relazione è doverosa e le norme lo prevedono. Ma è anche un piacere, perché abbiamo cominciato a lavorare, io penso, anche bene insieme. Grazie. Grazie dottoressa. Sì, prego. Allora, intanto sì, credo che le cose che sono state dette non sono assolutamente contestabili. Credo anche che lo stato di abbandono di questa azienda sia imparagonabile a qualunque altro tipo di azienda. Quindi non è che c'era solamente o che ci sia un unico punto in crisi. Questa realtà è una realtà abbandonata in termini di personale, di tecnologie e di strutture. Questo è quello che ho trovato. Abbiamo cominciato a lavorare, ci siamo cosciati le maniche, stiamo facendo un grande lavoro per incrementare le professionalità, anche nella casa della comunità, che io preferisco già chiamare così di esterno, solamente chiamare poliambulatorio. Noi abbiamo fatto arrivare 10 infermieri di comunità, del tutto recentemente, 30 in totale, prendendo delle risorse di un progetto che era fermo dal 2020. Quindi c'è tanto da fare, non ho bacchette magiche, io penso che non ce l'abbia nessuno. Abbiamo bisogno di portare a casa i risultati in maniera graduale, non si fa un'ora in un giorno, si fa lavorando seriamente tutti i giorni, con impegno e con costanza. Poi io non sono una persona che è abituata a dire le cose non facile, chi mi conosce, la mia fama è quello che mi preceda, tutte le volte che ho detto che facevo una cosa l'ho portata a casa. Nello specifico più dettagliato, se e come rimarranno e dove rimarranno, io penso che avendo noi due coppi, alla fine se i colleghi si sacrificano in uno dei due coppi, atteso che adesso è molto vuoto e anche abbandonato, quindi effettivamente è anche uno spreco enorme quella struttura tenuta aperta, io penso che compartimentalizzarla, come dicono i miei ingegneri, architetti, credo che sia doveroso, e cercheremo comunque di utilizzare la parte definitiva. È molto importante la scelta, perché indipendentemente dall'avvio dei lavori che aspettano questo ritorno definitivo, io non ho firmato perché abbiamo aspettato, insomma, abbiamo perso 7 giorni, 10 giorni totale, insomma non mi pare
che abbiamo perso tantissimo per ottenere questo momento di confronto, noi diamo in là, ma nel frattempo in ogni caso dobbiamo lavorare per sistemare gli spazi per accogliere la diagnostica dell'immagine, e quindi stiamo anche cercando di acquisire professionalità su questo versante, a partire dai tecnici di radiologia che sono assolutamente carenti. Poi è vero, i macchinari non ci sono e andiamo man mano ad acquisire anche quelli, ma ripeto, io credo che il grande salto di qualità lo faremo con il bilancio. Cioè, anche se a me che sono un medico mi sembra di perdere tempo quando guardo i numeri, lo dico molto onestamente perché non mi diletto, mi piace più immaginare il poliambulatorio, l'ambulatorio, la risposta, cosa bisogna comprare, lo screening per i cittadini, però mi rendo conto che questa è un'occasione particolarissima che abbiamo davanti e che ci consente di riprendere in mano una normalizzazione di questa ASP, perché noi prima di tutto la dobbiamo rendere normale, poi cercheremo di renderla anche virtuosa, ma prima di tutto la dobbiamo rendere normale, perché manca la normalità. Non potessi comprare dei macchinari e fare conti con le rimesse delle macchinette del caffè è una cosa che vuol dire che l'azienda ha rischiato, no? Il fondo. E questo vuol dire che qualche altra parte qualche soldo c'era, magari non per comprare quelle apparecchiature, ma per qualche altra apparecchiatura. Quindi rimettere tutti in fila, rimettere tutti in pista, fare coerenza è importantissimo. Io penso che questo è quello che abbiamo come obiettivo. Poi, ripeto, sulle scelte più tecniche saranno gli ingegneri che ci diranno, però aspettano il nostro là. Appena noi gli diamo là, loro vanno avanti. Prego. Sì, prendo la... Chiedo scusa, sul tetto, chiedo scusa dottoressa. Prego. Scusi. Sul tetto, è ovvio che il tetto non è compreso in questa fattispecie, ma ci stiamo adoperando comunque per trovare qualche risorsa, e se ci abbiamo il bilancio forse abbiamo anche qualche risorsa per strutturarci il tetto e qualche altro pezzo carente. Paracalli, che mi ricorda che faccio parte di Telesanità e che forse è il motivo per cui ho piacere di parlare con i sindaci, con i cittadini, no? Questa sensibilità penso di averla, dice, senza aver la parola, quindi lo scriviamo, però dice: dovremmo mettere a posto la parte peggio messa, che credo sia il corpo B attualmente, se mi confermate voi, no? Io per come l'ho capito anch'io. E, però, ripeto, nulla vieta. Poi ci porremo il problema di cosa farne di quello che resta, in ogni caso, sia che sia davanti, sia che sia dietro. Dovremo ragionare cosa fare con il resto, e possono essere anche luoghi che non necessariamente sono sanitari in senso puro, potrebbero essere più di natura sociale, no? Anche di aggregazione, cioè ci sono tante cose che poi il sindaco si farà venire in mente, sicuramente.